Silvio. E buonasera a tutti. Silvio, non mi presento perché sa chi sono, lei è una tua ex studentessa, Silvio Pesa. Mi fa un po' specie dover essere io ad aprire questa serie di saluti che ti facciamo per il tuo compleanno, perché con tutte queste persone con le quali tu hai vissuto momenti molto intensi di carattere, quando facevi l'insegnante, quando, come traduttore, come uomo politico e come grande facitore di questa operazione che riguarda teatro, invece io mi sento veramente, posso dire, un po' una merdolina. Però un momento con te emozionante ce l'ho avuto, che è stato quando ti abbiamo fatto cadere il soffitto del bagno sulla testa. Dal momento che io abitavo sopra alla casa sua, quello è stato il nostro momento di emozione. Ma perché ho accettato volentieri insieme a questa banda formata da Silvia Pesaro e naturalmente l'immancabile Bruno Costa e una serie di bassisti che ci hanno poi fornito del materiale? L'ho fatto volentieri perché volevo che questa qui fosse effettivamente e solo una festa. Insistere su questo argomento qui. E quindi dico a tutti i relatori e alle persone che sono in sala, mi raccomando, questa è una festa, non è una commemorazione, perché Silvio è lì, anzi Silvio è qui. Forse ti ricorderai di un'altra allieva che hai avuto che si chiama Esther e che ti disegnava le caricature sul giornalino della scuola. Va bene? Ecco. Cominciamo. Questi qui che vedi sono un pochettino, abbiamo dovuto schematizzare, perché la tua vita poi si intreccia fra tutte le cose che hai fatto, insomma. Però noi abbiamo dovuto schematizzare per poter poi permettere a chi vorrà dirti qualche cosa di salire secondo i generi. Per cui qui abbiamo il Silvio docente, qui abbiamo il Silvio scrittore e traduttore, qui abbiamo il Silvio uomo politico e finalmente abbiamo il Silvio presidente della Fondazione del Teatro. Finché questa donna del Rick Museum, nel silenzio dipinto e in raccoglimento, giorno dopo giorno versa il latte dalla brocca nella scodella, il mondo non merita la fine del mondo. Sì, ho provato a immaginare com'è che tu avresti aperto una lezione sui pittori olandesi del XVII secolo. Ma dato che non so se è così e abbiamo invece veri testimoni che erano i tuoi colleghi o i tuoi studenti, è a loro che devo lasciare la parola. Buonasera a tutti, io sono qui perché conosco Silvio, perché è stato il mio insegnante di storia dell'arte del Liceo Colombo, che è stato anche l'ultimo liceo dove ha insegnato Silvio Ferrari, e la mia maturità ha corrisposto alla sua pensione, e a presentare gli ospiti del Silvio che tutti noi ex studenti ricordiamo nel cortile del Cristoforo Colombo durante le autogestioni, le assemblee d'istituto, oppure dei momenti di lezione in aula magna con due classi accorpate in due ore alla settimana, sarà una ex collega stessa del Liceo Cristoforo Colombo, Maria Rosaria Di Garbo. Io non dico niente, nessun ric-
ricordo, stai tranquillo Silvio, non racconto un segreto perché ne abbiamo, siamo stati oltre che colleghi anche amici e sono una sua appassionata lettrice, ma presento invece dei colleghi che qualcosa invece hanno il coraggio di raccontare e quindi prego di salire qui a raccontarci qualcosa, qualche aneddoto, e su Silvio ce ne sono tantissimi, in rappresentanza dei colleghi, in rappresentanza degli studenti che ne ha avuti tantissimi e gli aneddoti su Silvio si ripetono negli anni, a volte simili perché lui è sempre lo stesso, e per primo come collega chiamo il nostro amico Marco Buscaglia, vieni, ti lascio il microfono perché è stato suo collega per molti anni e quindi ne avrà qualche cosa. No, io non ho niente da raccontare, è che quando mi hanno detto che avrei dovuto partecipare a questa festa di compleanno, la prima cosa che mi è venuta in mente, e ringrazio per l'invito, che poi sono veramente onorato, la prima cosa che mi è venuta in mente, come tutti quelli che sono invitati a un compleanno, dico adesso che cosa gli regalo, e ho pensato e ho ripensato, doveva essere anche qualche cosa che fosse coerente, diciamo, con la persona, con la personalità di Silvio. E allora ho pensato, ovviamente ci ho messo un po', e poi ho detto, ma gli regalo la cosa più bella che ho letto in tutti i miei anni di insegnamento. Ora, come potete immaginare, un insegnante di latino e greco, come io sono stato, di cose belle nella vita e durante gli anni di scuola ne ha letto. Ma mi è venuto in mente un brano particolare che mi sembra abbastanza coerente con la vita di Silvio, con il suo amore per la cultura, per la bellezza e per la giustizia. E è un brano di un filosofo poco amato, addirittura odiato quasi nel Medioevo, un filosofo del quale non avremmo nulla se non fosse per una tradizione indiretta. Talmente odiato nel Medioevo che Dante, che pure è molto indulgente con filosofi come Aristotele, Platone o con i poeti, con Omero, addirittura col Saladino, Dante arriva a creare una specie di globo di luce all'interno del limbo per poter permettere a questi personaggi, ai grandi della filosofia e della letteratura, di vivere una vita possibilmente serena nel di là, ancorché nell'inferno, perché non hanno conosciuto la rivelazione. Questo no, questo lo mette all'inferno, nel luogo di dolore e di... Ma io chiedo a Silvio di avere comprensione, a tutti voi, se ho fatto qualche piccola libertà nella traduzione, ma vi posso assicurare che il testo è esattamente, il concetto generale è esattamente questo, e sentirai Silvio alcuni accenni estremamente moderni, sia che toccano la psicologia, sia che toccano la sociologia contemporanea. Leggerò un brano che tra l'altro è stato dato alla maturità nel 1991 dall'epistola a Meneceo di Epicuro. Quando diciamo che fine ultimo è il piacere, non parliamo dei piaceri dei dissoluti o di quelli che consistono nel semplice godimento, come pensano alcuni che non ci conoscono o non sono d'accordo o ci fraintendono, ma parliamo del non provare dolore nel corpo né turbamento nell'animo. Non sono infatti le feste continue o i simposi o i piaceri del sesso, etero o domo che siano, o i cibi raffinati quanti ne può portare una tavola ricca e dispendiosa a generare la dolce vita, ma un limpido ragionamento che sia in grado di analizzare il perché di ogni nostra scelta o rifiuto e nel contempo scacci dalla mente tutte quelle opinioni dalle quali nasce il maggior turbamento nel nostro animo. Principio di tutto questo e massimo bene è la saggezza.
Saggezza che è anche più importante della stessa filosofia, perché è da essa che nascono tutte le altre virtù ed è lei che ci insegna che non esiste dolce vita senza saggezza, bellezza e giustizia. E nello stesso tempo non esiste vita saggia, bella e giusta senza la dolce vita. Le virtù sono infatti nate insieme alla vita felice e la vita felice è inseparabile da essa. Buona e dolce vita, sì. Abbiamo iniziato con quella che è nota come lettera sulla felicità, anche se farei una battuta, Silvio non ha mai disprezzato anche tutti gli altri piaceri, ne abbiamo condivisi parecchi, quindi se no. E allora, adesso un altro collega che era di matematica, Giovanni Gambaro, è sparito, si è nascosto, non vuole? Eccolo lì. Giovanni Gambaro ci racconta qualcosa delle gite in comune, delle occupazioni, no? Cerchiamo di mantenere il tono della festa. No, io certo non sarò al livello del sommo Buscaglia, voglio solo riportare così due tra i molti interventi a cui avevo chiamato Silvio per introduzione alle visite scolastiche, o meglio ai miei viaggi di istruzione, di cui lo ringrazio ancora. Mi ricordo quando ci è venuto a illustrare la città di Berlino e ancora di più nella gita verso Sarajevo ci ha indicato lo scultore di Spalato, Mestrovic mi sembra, così, e ci ha dato la possibilità di aggiungere delle chicche molto molto importanti e significative. Per ultimo voglio indicare che il primo contatto che ho avuto con Silvio è stato quando ero all'inizio della carriera scolastica nello Stato, nel turismo, e lui era assessore provinciale, mi sembra, alla pubblica istruzione. E avevamo dei problemi di sede tremendi e mi sono fatto ricevere come, diciamo, specie di vicepreside da Silvio e ho avuto subito un contatto, il suo valore umano e politico, per cui poi sono rimasto esterrefatto per quando lui ha abbandonato la politica, e qui è un discorso che si potrebbe aprire anche in concomitanza con il grave momento che stiamo vivendo. Grazie ancora Silvio. Vi mandiamo i commenti all'ultima parte che lui ha detto quando ci ritroveremo insieme davanti a una bottiglia. E adesso invece, come rappresentante di tantissimi studenti che hanno avuto Silvio e che ne parlano e glielo ricordano con tanto affetto, lo so perché poi ne parlano anche con me, hanno chiesto anche a me, abbiamo uno studente sempre del Liceo Colombo, Giacomo Montanari, non vedo dov'è, eccolo lì, che è stato anche mio studente, come è stata mia studente lei, come è stata mia studente Estera Armanini, scusate, ma voglio un pochino contarmi anch'io. E Giacomo Montanari, che è, diciamo, proprio il migliore che può rappresentare gli studenti, perché ha seguito anche, diciamo, l'ispirazione di storia dell'arte e di Silvio. È attualmente docente all'Università di Genova, grande divulgatore a Genova, lo conoscono tutti perché cura i rolli, e a lui chiedo di raccontare qualcosa come studente. Certamente, grazie Diga. Non va bene? Sì, no, va bene. Mi sembrava che fosse informale. No, no, magari lo sanno. Va bene, lei si chiama Diga, per gli amici. Io sono stato indegnamente scelto come rappresentante degli studenti, cosa che non sono mai stato nella mia carriera di studente, ma come dire, perché forse ci siamo, o meglio, Silvio mi ha trasmesso una malattia che è la passione per l'arte. E io stasera non voglio fare una cosa, sono rimasto colpito dalla profondità delle parole che mi hanno preceduto, ma in realtà era una cosa molto epidermica, molto semplice, no? Prima Silvio è venuto da me e mi ha detto: guarda che io me lo ricordo, il te seduto nel banco della scuola. E io gli ho detto: guarda che mi ricordo di te dietro la cattedra. E ora qua siamo tutti a dire quanto è buono, quanto è bello, ma la prima ora con Ferrari un po' di timore lo incuteva, ma non perché lui fosse severo,
ma perché era imperscrutabile. E allora volevo citare due esempi, no, di questa sua imperscrutabilità, che poi però sono, come dire, esempi che ci hanno sempre lasciato qualcosa. Il primo è il concetto della puntualità, importantissimo anche per uno storico dell'arte, no? Essere puntuale nella citazione, trovare le cose giuste al momento giusto. Ma puntualità il primo giorno della prima ora della prima liceo, ora non si chiama più prima liceo, è la terza attualmente, avevamo lezione di storia dell'arte. E come già Roberto Longhi lamentava, la storia dell'arte si insegna solo nei pochi momenti di ritaglio in uno dei paesi che invece dovrebbe giovarsene maggiormente, ma comunque facevamo, come ricordava prima Silvia, accoppiati in aula magna le ore di questa disciplina. Il primo giorno ovviamente storia dell'arte serva di tutte le altre discipline, l'ultimo rifugio, no, per rilassarsi prima del terribile greco qua incarnato dal professor Buscaglia, nota nemesi del nostro liceo, ecco che tutti si presentano alle 8.15, alle 8.10, Silvio Ferrari è dentro la cattedra e ogni volta che una persona entra non lo rimprovera, ma gli dice: beh, si capisce che lei alla mia lezione può entrare quando vuole, può anche magari a metà, quando è stanco, uscire, andare fuori e prendere un caffè alle macchinette. Oppure, ma le suggerisco un'altra cosa, no? Ad esempio potrebbe... è andata avanti così per tutta l'ora. E noi ne siamo rimasti così sconvolti che il giorno dopo, alle 8:15, erano tutti seduti in silenzio rigoroso a riempire l'aula. Puntualità. E la seconda, disciplina. Disciplina perché, ovviamente, le diapositive c'erano già, ma Silvio sceglieva di usare il libro di testo, no? E però, per segnalare dove un'immagine fosse disposta, passeggiava tra i banchi e diceva, ad esempio, il Colosseo lo possiamo ammirare a... E badate bene il gesto, la pacca no look sulla spalla, pac, così, a pagina, e il colpito doveva istantaneamente dire 32! E se tardavi, il professor Ferrari ti si poneva davanti con fare serafico e gentile, girava il libro verso di sé e cominciava a dire: si capisce che io posso fare anche due parti in commedia, posso dire il Colosseo e 32, ma se faccio queste due parti in commedia per tutte le immagini, la seconda volta tutti erano pronti così: 46, 5. Ora, non è che fossero lezioni di terrore, però quella soglia di attenzione da non farti addormentare, mi assicuro che ce l'ha sempre tenuta altissima. Ultimo episodio, e direi grande virtù, l'autorevolezza. Gita di classe a Ravenna e altri bei posti, Rimini, Silvio siede a fianco all'autista. L'autista imbocca una strada, erano le 6 di sera, tutti volevano tornare in albergo, perché vabbè, sapete benissimo cosa succede poi negli alberghi e nelle gite di classe. E Silvio pone al guidatore questa domanda, all'autista: beh, si capisce che io non penso che questa sia la strada corretta, lei è sicuro? Questo è panico. A un certo punto dice: ma dove devo andare? Siamo tornati in albergo alle 9:45. Perché la sua autorevolezza era tale che il povero autista ha detto: beh, questo ne saprà, l'avrà fatta lui questa strada. L'avrà progettata lui la strada. Comunque, ecco, queste sono un po' le virtù, no? Attenzione, puntualità, autorevolezza, sono cose che vi servono nella vita. Anche perché Silvio ci diceva: non è che potete pensare che la vita venga lì davanti e vi faccia oh! Così, me l'ha fatto davvero, come l'ho fatto, meglio di come l'ho fatto io adesso. E questa dimensione, questa serietà, anche nella facezia, è una
caratteristica straordinaria. Quindi io in realtà, come diceva prima il professor Buscaglia, ho pensato al regalo da farti, in realtà il regalo l'hai fatto tu a me nella vita e quindi ti volevo solamente dire grazie. Ma ti volevo anche dire un'altra cosa, che quello che ci manca oggi, oltre a queste virtù che sono sempre più rare, è anche la capacità di tessere ponti. E nella tua vita tu i ponti ne hai tessuti. Io vi ricordo solo quello storico artistico, no? In una lezione, una cosa poi per gli storici d'arte banale, ma in quel momento era stata straordinaria per me, Silvio disse: vedete, non è che l'arte o le immagini fanno parte di un mondo e la letteratura, il greco, il latino, la matematica fanno parte di un altro. Pensate quando Dante, nella sua commedia, parla dei suoi pittori contemporanei. E lì lui aveva citato a memoria, credeva nella pittura Cimabue, Tenerlo Campo, ed ora a Giotto il Grillo. Cioè, vedete la modernità di questo, che capisce che nel campo artistico qualcosa è cambiato e che quindi si rende conto, lui letterato, che quelle immagini sono cose che cambiano la vita di tutti. E quella cosa per me è stata la scintilla che poi ha tenuto viva questa passione anche nel futuro. Quindi grazie davvero, scusami se ti ho un po', come dire, sbeffeggiato, ma sono poi tutti grandi insegnamenti che entrano e che rimangono anche nel divertimento di ricordarsi nel tempo. Grazie a tutti. Ulisse di Umberto Sabato. Nella mia giovanezza ho navigato lungo le coste d'Africa. Isolotti a fior d'onda emergevano, ove raro un uccello sostava intento a prede, coperti d'alghe, scivolosi, al sole belli come smeralda. Quando l'alta marea e la notte li annullava, vele sotto vento sbandavano più al largo per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il porto accende ad altri i suoi lumi. Me al largo sospinge ancora il non domato spirito e della vita il doloroso amore. Silvio è stato il mio correlatore per entrambe le tesi di laurea. Io Silvio l'ho conosciuto in strada, al comizio di Marco Doria, in piazza Matteotti, e le mie tesi sono state entrambe focalizzate su questo straordinario autore croato che è Miroslav Krleža e che Silvio ha tradotto in italiano. Essendo quindi a cavallo fra Silvio traduttore e il Silvio insegnante, è mio compito introdurvi ai nuovi ospiti, ovvero Stjepan Ribic, console generale della Repubblica di Croazia a Milano, Arijana Likić, console della Repubblica di Bosnia e Erzegovina a Milano, e Silvio Digliotto, professore di lingua e letteratura croata presso l'Università Cattolica di Milano. Sì, buonasera a tutti. Do la parola al console generale di Croazia Ribic, che leggerà in una lingua strana, cioè in italiano, il suo intervento. Dopodiché daremo la parola anche alla console di Bosnia e Erzegovina. Grazie a tutti, buonasera, un caloroso saluto a tutta l'istituzione qui presenti.
alle diverse personalità della vita sociale, culturale e politica di questa città con il capo e il sindaco qui presente. Grazie di cuore per questo invito. Come già sapete, Silvio Ferrare, che saluto vivamente, è nato a Zara, città dove si incontrano molte culture, in particolare quella croata e quella italiana. In seguito si è trasferito in Liguria, dove si è distinto in vari ambiti, da quello politico a quello dell'insegnamento. Ma desidero ricordarlo questa sera per il ruolo fondamentale che ha avuto nel far conoscere la cultura croata in Italia, specialmente con le sue traduzioni di autori croati, da quelli moderni e quelli contemporanei, dal XX e XXI secolo. Questa sera voglio particolarmente sottolineare che Silvio Ferrari dal 2018 è diventato socio corrispondente dell'Accademia dell'Arte e Scienza della Croazia, un riconoscimento prestigioso e un ruolo di cui la Croazia è particolarmente orgogliosa. Non andrò oltre nei dettagli, per questo ci pensano gli altri, avanti nel corso di questa importante serata che vuole celebrare l'impegno di una vita dedita alla cultura croata ed italiana. Ringrazio di cuore e auguro a tutti una bella serata e hvala stvarno od srca. Osto sam bez riječi na ovom uvodu, čak sam želio baciti ovaj govor, jer kažem, ovo je neki politički govor koji se možda ne uklapa u ovo veče, ali mogu reći samo da mi je žao što mi niste bili profesor. Čestitke. Ok, era un messaggio per Silvio, non lo tradurrò. Prego, signor Consul. U ime generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Milanu želim da pozdravim sve prisutne, posebno gospodina Silvija Ferrarija i da se zahvalim na pozivu. Također upućujem sve čestitke gospodinu Silviju Ferrariju za prevođenje knjiga bosansko-hercegovačkih pisaca gospodina Abdullaha Sidrana, gospodina Izeta Sarajevića i drugih. Hvala na svemu i ugodno veče. Buonasera, a nome del Consolato Generale di Bosnia e Erzegovina in Milano desidero salutare tutti i presenti, in particolare Silvio Ferrari, e ringraziarlo per questo invito, ringraziare tutti voi per l'invito. Naturalmente faccio i migliori auguri al signor Silvio Ferrari e lo ringrazio per le traduzioni che ha fatto dei libri nella lingua appunto bosniaca e erzegovese, in particolare per quanto riguarda lo scrittore Abdullah Sidran e Izet Sarajevic. Grazie di cuore per tutto e buona serata. Allora, buonasera, anch'io sono stato uno studente però a Milano di lingua e letteratura all'epoca serbo-croata e ho letto tanti libri di Silvio Ferrari. E leggendoli poi mi sono appassionato allo stesso autore che ha seguito poi anche Andrea, dico poi perché sono un po' più anziano. Quindi immaginate come, che so, uno studente che ascolta i dischi dei Rolling Stones a un certo punto dice voglio conoscere Mick Jagger e il Tussin. Non so se ti piace come genere, però... E quindi naturalmente poi ho scoperto anche l'importanza di quest'uomo, non sapevo tutte le cariche che aveva ricoperto, perché quando mi ha convocato, io pensavo mi convocasse all'epoca, forse era il periodo in cui aveva anche un lettorato di lingua, questo va ricordato, sempre a Genova, e mi ha detto vediamoci tranquillamente, ho detto ci vedremo in Ateneo, invece ha detto vediamoci tranquillamente, lo dico anche perché Andrea adesso lavora in un posto legato a un posto che vi cito, vediamoci a Genova Principe. Quindi ho detto, è così importante che l'ufficio è direttamente in stazione, mi riceverà lì. E poi a questo punto si è posto sempre col suo fare elegante e naturalmente io incontravo quello che per me era
un simbolo, una persona che avevo letto in tanti libri. Volevo portare anche una valigia piena di libri, ma torno in treno, Silvio, perché ci sarebbe da fare una pigna alta così. Penso siano almeno 40 i titoli importanti che hai tradotto dalla letteratura croata, e non cito neanche quelli della letteratura bosniaca. Ce ne sono veramente molti e ringrazio chi li ha messi alle mie spalle. So che il tempo è poco, quindi vado un po' a macchinetta per ricordare due cose importanti. Dopo, naturalmente, dalla stazione, dove peraltro mi ha ricevuto anche altre volte, in treno ho avuto anche il piacere di tornare da una presentazione del mio libro, di cui ha fatto una prefazione, sempre su Carreggia, da Porto San Maurizio, e entrando in Genova, ogni stazione, ogni borgo mi raccontava la storia di Genova. È stato qualcosa di straordinario, voi ci siete abituati, per me è stata una lezione in treno, qualcosa anche di molto avanti in questo periodo. Arrivo però, visto che so che non abbiamo tanto tempo ognuno di noi per raccontare Silvio, a dirvi che è importante questa cosa. Qualcuno di voi forse sarà stato a casa sua, io credo che ci sia un appartamento speculare o una porta segreta dove c'è una sorta di biblioteca di quelle di Babele, quelle care a Borges, perché è talmente il sapere enciclopedico che ci ha regalato in vari ambiti, non è piaggeria, che io credo veramente che non siano sufficienti i libri che si vedono a casa sua. È una ricerca di un invito velato, perché non ci sono mai stato da te, però adesso non è così importante. Ma a parte gli scherzi, l'altra cosa che ho cercato di rendere con l'immagine che ho condiviso con Silvia Pesaro, che ringrazio, è che quando vedete per strada Silvio Ferrari, in verità ne dovreste vedere 5 o 6, e stasera non sono affetto da strabismo di Venere. Silvio è uno, non dico trino perché andiamo oltre, poi dopo esageriamo, ma qualcosa di più, perché quando lo si incontra, soprattutto per chi lo conosce per quanto ha fatto come ponte tra due culture, che direi sono quella italiana e quella slavo-meridionale, perché non è solo quella croata o quella bosniaca, ce ne sarebbero altre da aggiungere, non è un singolo. La poliedricità che esprime la si vede veramente immaginandolo in 5 o 6 quasi simulacri che con lui camminano. Solo così si può descrivere tutto quello che ha reso, e ve lo dico con una serie di punti e vado poi in chiusura. C'è stata una battaglia, direi, di 10 lustri per questa lingua? Sono nel giusto? Ecco, dico 10 lustri perché 50 o più. Con un periodo altrettanto duro di battaglia, direi, solitaria. Non erano tanti traduttori di questa lingua, che poi si è un po' divisa, ma non andremo adesso nei dettagli, poi dopo magari a fine incontro chi vuole ci fermiamo un attimo. Mi sono appuntato l'assenza delle istituzioni. Tu che sei stato istituzione, che hai aiutato, come ha testimoniato il tuo collega poc'anzi, tante volte ti sei trovato da solo a portare avanti tutta una serie di incontri, di confronti che ti facevano divulgatore di un qualcosa dove spesso non si riusciva a rendere l'importanza della letteratura, della poesia di questi popoli e di quanto, soprattutto anche il lato poetico magari poco conosciuto, possono dare. Perché dico questo? Perché tante volte Silvio non era a Genova, non era a Camogli, ma era a Milano, era in altre zone d'Italia, dove poi è anche stato in giuria di premi prestigiosi, era a Trieste, perché poi ci torniamo, c'è una citazione non a sorpresa, sempre a portare avanti questo lavoro di divulgazione di tante letterature, e sempre un vero ponte in quello che poi, se vogliamo vedere, è l'Adriatico, che tanto hanno definito non un mare ma una sorta di grande lago con due sponde. Ecco, tu sei stato veramente un ponte che ha unificato, e per tanti di noi hai aperto la strada. Poi abbiamo combattuto anche noi, perché non è semplice sostenere queste cosiddette piccole letterature, ma questo idioma alla fine, in una versione o nell'altra, viene parlato da quasi 20 milioni di persone. Vado avanti e vado appunto verso la chiusura. Traduttore sappiamo, scrittore lo sanno in tanti, traduttore sappiamo che può essere, e anche qua ci sono mille saggi, un mestiere dove diventi traditore, cioè gioco di parole, mi viene spesso raccontato. Traduttore spesso può essere traduttore dei traduttori, come qualcuno disse a qualcun altro, e qui escono le lezioni di italiano che avrete già fatto in passato, nelle vostre scuole, nei vostri gradi di studio. Però i libri di Ferrari, di Silvio, tradotti tante volte portano a una miglioria, perché hanno uno studio talmente profondo della lingua d'origine, e non possono citare le ballate di Petrica Kerenbuch, che è un capolavoro di Curle già uscito per i tipi dei Naudi, di cui ci ha regalato una traduzione magistrale. Il traduttore riesce veramente a dare quel quid in più per cui riesce a tenere
lo standard di un genio di una letteratura e a portarlo addirittura a un'espressione altrettanto altissima, quasi un'altra opera ex novo. Questo è un complimento importante nei confronti del tuo lavoro, ma anche di altri tuoi colleghi che veramente fanno la differenza. A questo punto ricordo anche qualcosa che magari è meno conosciuto. Ricordo un tuo caro amico, Tom Kumarowicz, che abbiamo salutato l'ultima volta assieme, so che ci tieni sempre a ricordarlo, un altro accademico che ha condotto con te tanti studi e tanti approfondimenti, ma ricordo che anche in Croazia hai avuto dei momenti in cui per la democrazia hai dovuto combattere, metterti in gioco, non è stato semplice, forse questa è una cosa che pochi sanno, ma anche lì non ti sei mai tirato indietro a difendere il sapere, il giusto, la democrazia. Ti ringrazio, Silvio. Sì, Sidra non è potuto venire qui, ma ha mandato un breve video, dura circa 2 minuti e mezzo, forse 3. Ti parlerà in bosniaco. Invito tutti a far finta di capire. Poi Giliotto gentilmente ce ne darà una breve sintesi. Prego. Buongiorno, Silvio caro, mio amico. Ja sam tvoj prijatelj ne samo zato što nas je povezala književnost. U toj vezi postoji nešto i dublje i više. Mene je impresioniralo tvoje poznavanje jugoslavenskih književnosti i prije nego što sam te upoznao fizički i cio tvoj ogromni rad na prevođenju opusa Miroslava Krleže. Pa kad je meni naš prijatelj Piero del Giudice kazao da ćeš ti raditi moju poeziju i moje scenarije i šta sam drugo sve pisao i šta je prevođeno, meni je to bio veliki kompliment, ogroman veliki kompliment da će mene prevoditi čuveni profesor, prevodilac Silvio Ferrari. Po tolji godina mi smo postali prijatelji, desetine telefonskih razgovora u kojima ti mene pitaš da ti objasnim neke tebi nepoznate bosanske izraze ili fraze, učinile su da se još ljudski bolje upoznajemo. Tu je bilo i humora i svega. Putovali smo mnogo po Italiji. Ja sam ti zahvalan za svaki razboriti trenutak koji sam proveo s tobom u društvu. Oduševljavala me tvoja preciznost u razgovoru, voditi račun o temi, a držati pod strogom kontrolom digresije koje su veoma česte u uslovima kapane, ručka, večere i tako dalje. Po svemu pamtim da je naše prijateljstvo davno, veoma brzo prešlo iz profesionalne sfere književnosti u nešto što je ljudski i najplemenitiji odnos. Od drugih stvari bih kazao, želim da kažem, to ne znaš. Ja sam za svoju književnost dobio stotine komplimenata na razne načine, i usmeni, i pisani, i ovih onih, a najveći sam kompliment dobio od tebe i time ti čestitam 80. rođendan, kad si mi nakon naše književne večere u Trstu, a ja sam pročitao pjesmu San o svjetskoj književnosti, dugačka pjesma, koliko prozor, ti si mi kazao ovako, dragi Avdo, da sam ja napisao ovu pjesmu, ja bi sad iz Trsta otišao pješice do Đerave. Salut. Allora, vedete che già il prof mi ha già messo sulla lista, sono già a -2, neanche a 0. Allora, questo è il romanzo balcanico, vedete, non è un caso che lo mette Sidra. Ha la barba, è un po' più giovane, anche un po' più
come dire, bohemien, lo dico guardando Silvio perché delle presentazioni le ho viste con Silvano a Milano, mi hanno detto di fare un sunto, poi dopo in privato, però le cose che contano le dico, Silvio. Allora, ricordavo innanzitutto, l'inizio l'avete sentito in italiano, ricordava il piacere di aver avuto una proposta da Piero Del Giudice, il compianto Piero Del Giudice, uomo tosto ma anche di grandi iniziative per i Balcani, lo cita Sidran per questo che ve ne sto parlando, di tradurre questo libro importante, Sarajevski Tabut, fu importante, La bara di Sarajevo, eravamo durante il periodo bellico, era un libro importante con delle liriche molto, molto profonde. E Sidran, per intenderci, lo sceneggiatore di Kusturica, dei premi importanti, no? Ti ricordi di Donne Belle e Papà in viaggio d'affari. Poi torno subito a noi. E appunto Sidran dice, quando ho saputo da Piero Del Giudice che il famoso Silvio Ferrari mi avrebbe tradotto, dopo una serie di telefonate, sono stato molto molto contento, perché, e uso un termine in lingua, preziznost, cioè mi piaceva la tua adeguatezza nel conoscere le nostre letterature, cioè la tua competenza, per usare il termine giusto. Poi mi dici se ho sbagliato qualcosa, sì. Mi ha sempre colpito e rallegrato la tua competenza nei colloqui. Questo video l'ho visto prima di partire al volo, ma penso che l'altra parte importante è il gran ricordo che appunto Sidran coglie nelle innumerevoli telefonate che ci sono state in questi anni e nei viaggi e nei momenti comuni di presentazione in Italia, non solo. Per me fu un grande complimento, ha detto, lo capiamo, che tu mi traducessi. Dalla ammirazione per la professione siamo passati a una viva amicizia. Il resto è una serie di rapporti che diventano sempre più profondi tra i due, tra Silvio e appunto Abdullah Sidran, qua amichevolmente chiamato Avdo dallo stesso Silvio, lo so perché nell'ultimo libro dove c'è un tributo di Silvio che è dedicato al 1995 c'è anche una bella poesia di Sidran sulle donne di Srebrenica tradotta da Silvio Ferrari. Arrivo alla fine, dice, ho ricevuto tantissimi complimenti per le mie opere scritte, per le mie sceneggiature nel corso della mia vita, scritti e a voce. Ma il più grande complimento, Silvio, l'ho ricevuto da te quella volta che eravamo assieme a Trieste. E te lo dico, ti verrà da sorridere, parlavamo della mia poesia, Sano Svezko i Knigevnosti, sogno della letteratura del mondo mondiale, poi mi dirai quello che te lo sto traducendo, così al momento sei giusto. E questo, disse Silvio, ve lo dico veloce in lingua e abbiamo subito la traduzione. Draghi Aldo, da Bissan na Pisa, ovu piesto, ya bisadis trsta o pisha o piescize do Genove. Il complimento che fece Silvio ad Abdullah Sidran Avdo era: caro Avdo, se avessi scritto una poesia così, a questo punto starei a farmela a piedi da Trieste a Genova, dove presentavo il premio. Grazie. Cari amici di Silvio, quando Sidran ha finito di parlare avete battuto le mani come se aveste capito. Vittorio Aristagno. Allora Silvio, tu hai scritto una serie di cose, di libri, prevalentemente seri, diciamo così, prevalentemente seri, ma per questa serata mi faceva piacere, ci siamo un po' consultati con la solita banda, Bruno e Silvia, per un brano che fosse quantomeno leggero e l'avrei letto volentieri io, ma questa mia cadenza sassone l'avrebbe rovinato, e allora abbiamo fatto ricorso a Vittorio, la cui dizione invece è perfetta. Prego, grazie. Buonasera a tutti, è un grande piacere per me essere qui in questa magnifica sala a festeggiare un grande Silvio Ferrari, con sincerità, tanti, mille auguri, con grandissima stima per ciò che hai fatto, per ciò che hai scritto, per ciò che hai pensato, ma per come l'hai scritto e per il rigore intellettuale che hai sempre avuto, non rigidità, rigore, che in molti secondo me dovrebbero avere di questi tempi, ma questo è un altro discorso. Ma devo dire, io sono rimasto un po' stupito quando Davide mi chiama, mi dice: Vittorio, leggeresti qualcosa per... certo, con gran piacere, mancherebbe, e mi consegna queste tre paginette di Silvio, e quando io l'ho letto sono rimasto un po' stupito, perché diciamocelo, Silvio è
il prototipo della persona seria. Quando tu incontri Silvio, come diceva prima il signore, cioè ti metti un po', no? C'è Silvio, no? Sei... Vedere ridere Silvio non è una cosa di tutti i giorni, magari qualche sorriso, sì, ma sempre un po' tiratino, ecco così. E poi mi portano queste tre pagine e scopro, non dico il lato B perché potrei essere frainteso, ma insomma un altro lato di Silvio che sinceramente io non conoscevo, e vedrete che forse qualcuno di voi che lo conosce, io l'ho conosciuto sempre in situazioni, come dire, istituzionali, ho avuto il piacere di presentare qualche suo libro, lui ho avuto il grande piacere di averlo come spettatore ai miei spettacoli, soprattutto con quelli con quel grande Bubi Senarica che tanto ci manca, vabbè, ma questo è un altro discorso. E adesso questo Silvio qua, sentite un po', tratto da quanti titoli di Silvio Ferrari, fra pendolari. Sono tentato di trascrivere sulla pagina la scena a cui ho assistito e quasi partecipato stamattina in treno, nel tragitto tra Camogli e Genova Brignole, pur sapendo che si tratta di una scena che richiederebbe la creatività e l'abilità di un uomo come Sidra, che io ovviamente non possiedo. Innanzitutto il riferimento temporale. Sono le 11:15 e pur provenendo da Parma, il regionale è perfettamente in orario. Poi l'ambiente. Da utente stagionato, io, pur vedendo che c'è poca gente, scelgo anche per pigrizia uno dei due posti che si trovano al lato della toilette, dunque un sedile quasi strategico nella logica dei miei percorsi di abbonato. I due giornali del mattino mi consentono di pensare a una mezz'ora distensiva, persino interessante, e comincio a sfogliare il secolo XIX. Ma Arecco, con un accompagnamento di musica a forte volume, sale una giovane abbastanza vistosa, ma non in maniera eccessiva o ridicola. La melodia che esce dal suo mobitel è più esplicita di qualsiasi presentazione. È una ragazza rom, i capelli raccolti, gli occhi di cera, come si legge in un testo di Senarega dedicato a un magrebino, il giaccone di pelle, fuseau e stivaletti neri con risvolto in pelliccia. E mi si siede di fronte, senza esitazione alcuna. Deve avere in dotazione un telefonino attrezzato perché, abbassando ma non annullando le canzoni, sono nenie di casa sua che devono piacerle tanto, trova modo di iniziare una telefonata intensamente personale con un interlocutore che a lei è ben noto, forse qualcosa di più familiare, intimo. Siamo già a soli. Non sale e non scende nessuno, non transita alcun controllore, non si presenta neppure il questuante abituale, quello che posa il bigliettino con le sue richieste e il suo stato di famiglia sul bordo del sedile. La giovane passa disinvolta da una conversazione nella sua lingua a un italiano non meno indicativo e riconoscibile, almeno per me, che ce l'ho nelle orecchie da una vita. Una cadenza che sembra una supplica. Ovviamente non riesco ad escludere il mio audio e perciò ascolto, anche se gli occhi restano fissi sulla pagina della cronaca genovese del giornale. La ragazza, forse questa volta ha chiamato lei, ingaggia un secondo confronto telefonico tutto in italiano. Tesoro, non te sento da tanto, non mi chiami mai, non ci vediamo da un mese. L'altro, così deduco, forse sta dicendo che si potrebbe fare per Natale. Sì, ma tu mi fai il regalo di Natale? L'altro forse dice che vuol ricevere qualcosa anche lui. Ma sì, io te faccio un pompino. Sorride soddisfatta lei stessa, incrociando il mio sguardo. Lo riconosco,
imbarazzato. Non cerco neppure di mentire improvvisando un'espressione distratta e c'è un attimo intensamente nudo fra la mia irrigidita espressione maschile e la sua insuperabile, sfacciata ma autentica schiettezza femminile. Di colpo, davvero come al cinema, si apre la porta della toilette, ormai siamo vicini a quarto, e ne escono nell'ordine un giovanotto magro, alto, biondo, sorridente, anzi soddisfatto, e dietro di lui una ragazza con i capelli neri e solo un'ombra di ritegno al contatto dei suoi occhi con i nostri occhi. Però chiude subito la porta e segue il suo ragazzo al piano superiore della carrozza del regionale veloce. «Vedi che non lo faccio solo io», gli dice la giovane Rom, come se fossino al culmine di una conversazione iniziata da tempo e dialetticamente vivace. C'è una risata liberatoria, ma purtroppo siamo già a brignole. Dovrei esserle più grato per avermi obiettivamente favorito nella stesura di queste due pagine di vita da pendolare. Non ci sono però le condizioni per dirglielo. 4 dicembre 2012. Ancora mille auguri, signore. Ecco, a proposito di treno regionale, il treno regionale Silvio l'ha preso tutti i giorni, dal binario 1 a Camogli e al ritorno la sera dal binario 9 a Brignole in quegli anni. E oltre ai corridoi del liceo classico Colombo, Silvio l'abbiamo trovato anche nei corridoi di Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova e nel Palazzo della Provincia. A parlare di questo Silvio ci saranno Marco Doria e Mario Calvi. Intanto comincio con un riferimento a qualcosa che si è svolto in questo teatro, un'altra festa di compleanno dedicata a due grandi pallanuotisti di queste terre, Eraldo Pizzo di Recco, Marciani di Camogli. Loro di gol ne hanno fatti molti, ma nel suo campo, da quello che abbiamo sentito, reti ne ha segnate tante anche Silvio. Si diceva della festa, a me toccando di parlare dell'impegno politico, ovviamente tocca anche avere riferimento a questioni meno divertenti, delle gite scolastiche, delle lezioni, di come si trattano gli studenti, o anche meno belle e rasserenanti, seguendo le indicazioni di Epicuro, di quando si può pensare a traduzioni, a poesie, a letteratura. 1942-2022 è un percorso significativo. 42, quando Silvio nasce, era in pieno svolgimento una delle più tragiche e decisive battaglie della Seconda Guerra Mondiale, quella di Stalingrado. 2022 possiamo vedere, se sfogliamo anche l'online della Repubblica, dopo aver superato oggi le notizie dell'Atalanta, dell'Inter e della prima donna arbitra nel campionato di calcio, della Ferrari e del motociclismo, arriviamo a notizie che ci richiamano anche alla tragicità del tempo, un tempo storico. E quindi io faccio riferimento a questa storia di Silvio, che poi è una storia che molti abbiamo attraversato, una storia che Silvio ama la storia nella sua dimensione
personale e nelle sue dimensioni collettive. È un grande appassionato di storia, ne ha scritto, ne parla, la studia e la approfondisce. Questo excursus io l'ho diviso in 3 stagioni e per ciascuna ho trovato un titolo. Prima stagione, Le radici. 1942, nascita Zara, periodo molto complesso, e da Zara nel 1948 si trasferisce a Camogli, fuoriuscito, profugo, passa una 15ina di giorni in un campo profughi che raccoglie coloro che lasciano la Jugoslavia per trasferirsi in Italia, quindi dalla Jugoslavia a Camogli e poi tante volte da Camogli alla Jugoslavia e ritorno dalla Jugoslavia a Camogli. E questo elemento delle radici lo porta a confrontarsi permanentemente con due culture, due mari, il Mar Ligure e il Mar Adriatico, ma di fatto poi un solo grande mare, il Mediterraneo, di cui c'è chi ha scritto un breviario che Silvio ha brillantemente tradotto in italiano. Seconda stagione, La scelta. La scelta è la parola che ho abbastanza scontata, che ho individuato per definire questa seconda stagione. Si comincia nel 1960, Silvio non ancora 18 anni, e l'Italia è attraversata da fermenti. Il 30 giugno a Genova, i morti di Reggio Emilia alcuni giorni dopo, il governo Tambroni, una ripresa forte di sensibilità antifascista nel nostro paese che sollecita alla riflessione e all'impegno tanti giovani. Silvio è uno di questi, non è un giovane che scende in piazza, ma comunque un giovane che riflette su quanto sta avvenendo nel paese. Legge un settimanale che allora usciva che si chiama ABC, su cui il grande scrittore Carlo Levi scrisse allora un bellissimo articolo su come i giovani si avvicinassero alla politica, ai valori, all'impegno, alla sensibilità civile. Silvio è uno di questi. Quindi c'è una presa di coscienza non semplice per un giovane che aveva quel percorso, che aveva lasciato la Jugoslavia, che si era trasferito in Italia, dei temi dell'antifascismo, ma c'è anche una consapevolezza di quelli che si possono definire i rapporti di classe. Silvio è, diciamo così, non è ambiente e frequenta un liceo che è popolato da rampolli di famiglie bene, tra l'altro in molti casi, non tutti, con non grandissima voglia di studiare. E per questi motivi abbiamo una presa di coscienza, una scelta che lo porta prima a guardare e ad avvicinarsi ai comunisti, al Partito Comunista, e poi nel 1963 a iscriversi al Partito Comunista Italiano. Cito Silvio. Silvio dice: inizia un percorso umano e politico che ho scelto e che mi è toccato, stare con e fra i comunisti. Fra i comunisti è il titolo di un suo interessante libro che ripercorre vite, storia collettiva e storie personali. E questo libro Silvio l'ha scritto, dice lui, per voler serbare memoria di uomini e di donne che hanno comunque cercato di interpretare e rappresentare un'idea che scaldava, ma che ha anche inaridito molti cuori. Quindi un atteggiamento di consapevolezza di quanto fosse stata forte per tanti un'idea che scaldava, ma anche consapevolezza delle criticità che un percorso di militanza ha potuto rappresentare. Questo Silvio militante, perché è stato un militante, quando uno lo è stato poi è
in molti casi in parte, in modi diversi si continua a esserlo. Si accompagna ovviamente al lavoro nella scuola, all'impegno culturale, a quello che è stato ricordato, ma io voglio ricordare velocissimo passaggi rapidi. Nel 1970, a 28 anni, è consigliere provinciale, sarà assessore in provincia, alla scuola, alla cultura, poi sarà consigliere comunale a Genova e tra il 90 e il 93 assessore del comune di Genova alla cultura. In quegli anni si consuma un cambiamento epocale, a cavallo tra gli anni 80 e 90. Quindi quella comunità umana, crolla il muro di Berlino, abbiamo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, il mondo cambia e quella comunità umana, politico-umana che era rappresentata dal Partito Comunista Italiano finisce la sua esistenza. Si apre per tanti, anche per Silvio, che a quel momento riduce sensibilmente il suo impegno politico istituzionale, si apre una terza stagione. La presente viva e il suono di lei ancora abbiamo nelle orecchie quello che ci raggiunge. Ecco, questa terza stagione io la intitolo con la parola la coerenza. Il tema della coerenza è stato anche ripreso da altri, quindi anche in questo caso non è particolarmente originale, ma distingue quello che dico, ma distingue Silvio. Quello che non finisce per Silvio, la coerenza, è l'adesione a un insieme di valori, di ideali, segnati, accompagnati da uno spirito critico non dogmatico, da una grande capacità di rileggere il passato, da una continua riflessione sulla storia. Anche in certe scelte di traduzione, certe scelte di curiosità intellettuale, questo elemento dell'interesse per l'impegno, per il rapporto tra gli intellettuali e la politica è forte. Il personaggio Clesia da questo punto di vista è esemplare. Un Silvio che è un po' più distaccato, ma che non manca, a mio giudizio, di schierarsi. Siamo passati dunque dal Novecento, quello che Eric Hobsbawm ha definito il secolo breve, a questo nuovo secolo. E secondo me la coerenza di Silvio la si vede, ecco, in un passaggio d'epoca, in una stagione completamente diversa. Ho pensato, come potrei definire Silvio? In tanti modi, ma mi è venuta questa definizione. Un sentimentale che si controlla. Perché Silvio è un uomo di fortissime passioni, è un uomo che si emoziona, ma al tempo stesso che con l'uso della ragione esercita un fortissimo controllo su se stesso. Quello che si diceva l'austerità, la serietà, poi chi lo frequenta molto lo vede anche ridere. Ecco, ma è un sentimentale che si controlla. Un sentimentale che si controlla, che è caratterizzato da una fortissima carica ideale, lo è sempre stato, lo è adesso, da un rigore straordinario, da un interesse profondo, una grande curiosità per l'umanità, per la storia, ma la storia di persone. Le persone nella loro dimensione collettiva e nella loro dimensione individuale. Questa curiosità è condita costantemente con un rispetto profondo. Rispetto profondo per gli altri. Ed è questo rispetto che Silvio dimostra per gli altri che spiega il generale rispetto che gli viene attribuito. Tutti lo rispettano e in tanti gli vogliono bene. Difficilissimo parlare dopo questi meravigliosi relatori. Non sono scritto l'intervento così
non rischio di perdere il filo e neanche di andare troppo fuori i tempi che devono essere contati. Il mio contributo, mi è stato chiesto, riguardava, diciamo così, la questione dell'impegno civico di Silvio. Allora, la domanda è perché tocca a me, perché tocca a me parlare di questa cosa. Ma penso che avendo ormai quasi 80 anni anch'io, sono un po' invidioso, ma so che non si faccia a mia volta di questo impegno, condiviso molti anni. Non dirò tuttavia le cose più importanti, più significative, perché tra una ventina d'anni o più, quando si dovrà dargli l'ultimo saluto, allora mi pare che sarà il momento in cui lo potrò fare, anche perché nel frattempo molti altri regali il nostro sarà stato capace di farci. Inoltre, in queste occasioni, il festeggiato rischia di apparire come un beato in via di canonizzazione e si mettono in luce solo le virtù e i miracoli. Ora, il nostro, come vi dirò, delle une e degli altri ne ha molte, ma noi intimi conosciamo anche il lato controverso e misterioso di Silvio, quello che potrebbe apparire le luci e anche le ombre, ma qui non ne parleremo. Sappiate però che esiste e sarebbe divertente raccontarlo. Infine, vale il detto che dietro ad ogni grande uomo come il nostro ci sono grandi donne come Ernestina Pieroni. Maria Mirka Radulic. Una volta si sarebbe detto i compagni, oggi modestamente e si vede qui gli amici. Sono soltanto una quarantina di pagine. Inoltre, parlare dell'impegno civile di Silvio sembra un modo meno partigiano di parlare del suo impegno politico e particolarmente partitico in quel Partito Comunista Italiano in cui Silvio ha militato da iscritto, da dirigente per molti decenni. Comunista davvero, disciplinato quanto si doveva essere, apprezzato e anche amato per le sue qualità intellettuali e morali, chiamato a svolgere ruoli di responsabilità nel partito e nelle amministrazioni, provincia, comune di Genova, ma mai quegli incarichi di grande prestigio, ad esempio il Parlamento, e quei vantaggi materiali che avrebbe comunque rifiutato e che altri invece dalla nostra parte hanno perseguito con costanza e tempestività. E forse anche per questo non è stato visto come un competitor, come si dice adesso, ed ha mantenuto quell'autorevolezza che gli ha consentito, ad esempio, di promuovere con successo Claudio Burlando alla segreteria del PC genovese, inizio di una grande carriera, Carlo Repetti, figura importante della cultura genovese, e Marco Doria, sindaco di Genova. Mitica la sua capacità di fare comizi, mille, è il titolo di un suo libro, coinvolgenti e convincenti. Silvio racconta un aneddoto che è piacevole raccontare in questa sede. La sua capacità oratoria è nota e racconta di un momento in cui ha tenuto un comizio in sezione e un compagno si è alzato dicendo: o Silvio parla benissimo, ulei, che quando parla de merda ti senti a spesso. Politico dunque dalla polis greca, civico dalla civitas romana. Pensandoci preferisco ragionare su questo secondo significato che ci porta alla comunità. Anche la polis o è, ma il partito in questo caso se lo prende quasi tutto. La città, la comunità, mi sembra la cifra che comprende meglio l'impegno del nostro. Ecco che dal mio punto di vista il significato profondo di quello che Silvio ha fatto e fa è il servizio alla comunità. Fatto e fa.
in tutti gli aspetti in cui lo trovo, e quello politico di partito lo include benissimo. C'è una sorta di sinonimia. Silvio vive e ha vissuto per la comunità e trovo questo aspetto in tutte le forme del suo impegno civile. Quale comunità? È stato detto. Silvio è figlio di due mondi, da Dalmazia, Zara, Sali e la Liguria, Genova, Camogli. Ma da intellettuale comunista e da professore di storia dell'arte è un cittadino del mondo. È centrale allora l'attività di traduzione degli scrittori, degli artisti, dell'altra sponda della Dea, Kurleja Matveevich, per avvicinare due storie, due origini, due conflitti, due identità, per farne una ma duplice. Camogli naturalmente non serve qui ora specificarlo, ricordo solo la valorizzazione dell'arte di Bubis e Nariga e la vicenda del teatro sociale che conoscete tutti molto bene. Genova, la provincia, il comune, il consiglio comunale, il consiglio provinciale, come assessore nelle giunte di sinistra dagli anni 70-90, delegato ai settori dell'istruzione e della cultura, ma soprattutto componente influente di tutte le decisioni che quelle amministrazioni hanno preso, dalla chiusura dei manicomi della provincia e dell'IPAI, qui c'è Maria Grazia Daniele che ha vissuto quella stagione, alla rinascita del Carlo Felice o del Ducale, al Porto Antico e alla partecipazione al terremoto dell'Irpinia. Uno degli assessori più apprezzati, che la gente che lo conosce lo saluta, ha piacere di salutarlo e di farsi, diciamo, salutare quando lo incontra per strada. Ma sono state per lui, è stato detto, comunità di impegno, la scuola pubblica, il suo rapporto con gli studenti, all'artistico, al Colombo, all'università e con i colleghi, con le famiglie. Molti presenti ritengono di essere stati fortunati, l'abbiamo sentito, ad avere lui a far loro conoscere l'arte e la sua storia. E impegno civico e anche la conoscenza e la passione sempre condivisa per l'arte e la cultura in tutte le sue forme e espressioni. Infine, a me sembra un impegno civico alto e importante anche i tanti libri che ha scritto. Io li sento come parole rivolte ad altri perché capiscano e condividano il suo leggere il mondo. Abbiamo sentito l'episodio del viaggio in treno dove Silvio non è mai narciso, ma dialogo e confronto. In tutto questo c'è una dimensione di Silvio che per me è chiara, ma provo a condividerla con voi. L'ha detto anche Marco Dori un momento fa, è una profonda attenzione alle persone, un'attenzione a cogliere il tratto singolare, interessante, positivo di ciascuno, dei suoi interlocutori o dei suoi personaggi, che sono a volte complessi o ridotti a pochi tratti, ma mai occasioni di macchiette o caricature, mai appunto solo personaggi, come ad esempio quelli delle 100 microstorie dei camogliesi. Silvio non posso definirlo buonista, con lui condivido lo sdegno per l'arroganza del potere, ovunque si manifesta, qualunque forma assuma, di classe, di elite, di sapere, ma sempre trovo e ho trovato in lui il rispetto dell'umanità di ciascuno, compresi gli avversari che sovente si è trovato di fronte nei tanti luoghi del suo impegno civile. Un rispetto imparato come me dal popolo, tra il popolo in cui abbiamo vissuto gli anni della nostra formazione, che fa anche cogliere il lato umoristico comico delle situazioni e anche delle persone, e che Silvio, quando lo esprime, crea puro divertimento, come ad esempio la risposta che mi ha raccontato che aveva dato in consiglio provinciale a un consigliere di opposizione che voleva sapere dove geograficamente si trovava il fosso della Chiappa. La risposta fu proprio un tumeso, proprio in mezzo. E gli scherzi, un po' goliardi, a cui, e qui non riferibili, a cui sottoponemmo la seriosità di certe situazioni o l'ingenuità anche di alcuni colleghi durante le interminabili sedute della Giunta del Consiglio, cattiverie ma senza odio. Mi pare di aver detto abbastanza, di essere preso abbastanza tempo, di quello che penso da tanto tempo di Silvio senza averlo mai detto. Questa occasione è preziosa per mettere a fuoco riflessioni
che restano normalmente celate nel rapporto tra di noi o parlando di lui con altri. In altri momenti questo sarebbe imbarazzante e suonerebbe falso di circostanza, ma qui ho reso volentieri omaggio a una persona a cui voglio bene e che stimo, anche in considerazione e rispetto dovuto alla vecchiaia e alla grande differenza di età che ci divide. Il centro storico di Silvio Ferrari. Il buio è l'ora dei neri. Non sono tutti neri, si sa, ma i loro corpi snelli o macilenti, le loro bocche bellissime o già guaste, i loro bagagli sempre pesanti, eccessivi, per quelle loro dita affusolate, li fanno ricondurre genericamente alla specie degli abitatori più recenti di queste case, o meglio, dei loro magazzini, degli ingressi, degli scantinati, di quanto c'è insomma di inabitabile e di già colmo di roba da vendere, prodigiosamente varia e superficialmente piacevole. La sera, la notte è il loro momento, perché sono di nuovo insieme, sono tanti, e parlano coraggiosamente ad altra voce, mentre al mattino lasciano questi posti disperdendosi rapidamente, senza poter mantenere la compatta sicurezza di quando fanno gruppo per la cena, o l'animata conversazione, l'ingresso persino spavaldo nei due bar, dove di giorno occupano invece timidamente i posti d'angolo, pazientando davanti alla televisione in attesa di visite, di incontri, dal sapore e forse anche dal contenuto clandestino. Nel silenzio notturno, interrotto dall'assurdo passaggio di qualche motociclista lanciato come su un ampio rettilineo, il ritmo delle cose che si raccontano si fa finalmente cantilena. Perde l'asprezza delle frasi che si rinfacciano di giorno per le mille ragioni della loro tensione, e la cadenza delle loro parole ci investe per la prima volta con la potente espressività della durata e dell'apparente ripetitività di quei suoni insistiti o aspirati, come in un impasto di fierezza e di sofferenza. Nel buio e nel silenzio parlano con la lentezza e la dignità di un'altra cultura, di un altro modo di vivere e pensare. Silvio, dal Silvio regionale al Silvio strettamente camoglino. Quante pagine, Pino? Ciao Silvio, tocca a me parlare, vorrei commuovermi, vorrei parlare del lato camoglino, del tuo lato camoglino. Siccome ti conosco da una vita ed è molto tempo che, scusa, mi sento un po' confuso, come tutti del resto camogli, ti conosco da parecchio tempo. Quindi sono andato indietro con i ricordi e uno dei primi ricordi che ho di te è la domenica mattina, mentre io andavo a fare la spesa, tu facevi la diffusione dell'umiltà, giornale che io talvolta compravo, soprattutto per la tua simpatia, perché eravamo ben coscienti l'un l'altro di appartenere a due mondi diversi, tu al mondo comunista e io al mondo cattolico. Però già qualcosa c'era che ci univa. Adesso, tra pochi giorni, l'11 ottobre, è il 60° anno ricorre il 60° anno dell'apertura del Concilio Vaticano II. Ecco, in quel momento comincia la possibilità di parlare, di aprirsi. La Chiesa Cattolica comincia ad aprirsi, comincia
a parlare, il dialogo con le altre religioni e con le persone che si occupano degli ultimi, così come faceva anche il Partito Comunista. Sono gli anni 60 quello a cui mi riferisco, sono gli anni del boom economico ma anche del boom demografico. E io voglio ricordare la canzone di Pietrangeli che diceva, e la canzone Contessa diceva: d'altronde mia cara, di che si stupisce, anche l'operaio vuole il figlio dottore, e pensi che cosa può venire fuori. Ecco, proprio del figlio operaio e il figlio dell'operaio io faccio parte, cioè sono la mia famiglia operaia mi ha mandato a studiare all'università, ho potuto studiare all'università, ed ecco, su quel treno di cui si parlava anche prima ci siamo conosciuti in parecchi, eravamo in tanti ad andare, c'era Silvio naturalmente e c'erano molti altri, e così andando verso Genova all'università ci siamo accorti di essere in tanti e abbiamo deciso, qualcuno ha pensato di fondare, di dare attività al circolo universitario camogliese. È qui che abbiamo cominciato a conoscerci. Il circolo universitario era una cosa camogliese, era una cosa seria, con tanto di tessera firmata dal presidente Giorgio Canema. Ci si vedeva, ci si incontrava tra tanti, ma i motivi erano soprattutto culturali, ovviamente. C'era il motivo della musica. Ti ricordi, Silvio, andavamo al Cenobio dei Doge perché la signora del Cenobio, la signora De Ferrari, aveva messo a disposizione la sua grande raccolta di dischi, e in quell'occasione parlavamo, tu ci facevi sentire, sceglievi spesso tu i dischi da sentire di musica classica e poi facevi il commento anche. Questa cultura è stata per noi giovani di allora molto importante, ma non è stata solo la cultura musicale. Qualcuno ha suggerito di fare il Cineforum. Ricordi, Silvio, il Cineforum a Camogli, alla Casa del Popolo. Questo Cineforum, il primo che facemmo fu su Bergman, non era una scelta facilissima, ma piacque molto. La gente veniva, guardava il film e partecipava anche al dibattito successivo, contrariamente da quello che avrebbe detto in seguito Nanni Moretti. C'era anche il dibattito e la gente parlava. Entusiasmati da questo fatto che aveva avuto molto successo il Cineforum, mi pare proprio tu suggerissi di fare uno spettacolo. Lo spettacolo doveva essere in tre parti. La prima parte riguardava riguardava l'antologia di Spoon River. Dall'antologia di Spoon River si erano scelte alcune poesie e tu facevi il suonatore Jones. Io facevo Elizabeth Childers che muore di parto col suo bambino. Non era proprio una cosa allegra. Ma soprattutto dopo, qualche anno dopo, in sala parto, mi è sembrata per niente simpatica questa cosa. Ma andando avanti, la seconda parte dello spettacolo prevedeva Bubi Senarega sul palco che cantava insieme con i padri, la sua orchestra si chiamava così, eravamo tutti mezzi matti, Questa orchestra si chiamava I Padri e Bubi Senarega cantava la canzone, io ricordo la prima, quella di Sergio Endrigo, Se tutti le ragazze e i ragazzi del mondo, e noi eravamo sul palco a cantare anche noi. Una grande festa. La terza parte dello spettacolo prevedeva la lauda di Jacopone da Toni, non male, e io facevo la Madonna, e ovvio, cioè ovvio non tanto, ma insomma facevo la Madonna. Silvio Ferrari faceva il Nunzio e poi c'era Gesù e il coro. Questo
questo spettacolo ebbe un grandissimo successo, ma noi non abbiamo neanche una volta pensato di replicarlo, anche perché siamo alla fine degli anni 60. In quel momento, mentre noi ci vedevamo al Circolo Universitario, succedevano tante cose nel mondo. Nel 68, a Berkeley, negli Stati Uniti, dei giovani contestano, dei giovani non vogliono andare in guerra nel Vietnam, si rifiutano di andare in guerra. Noi siamo meravigliati di sentire queste cose. Comincia a nascere qualche idea del femminismo. Poi, sempre nel 68, il maggio francese, i giovani scendono in piazza, noi eravamo universitari, i giovani universitari scendono in piazza per chiedere un mondo migliore, un cambiamento. Allora a noi sembrava straordinario. 69, l'anno comincia con l'occupazione delle università, prima la statale, Roma, Pisa, Genova e poi a catena tutte le altre università. E questa è una cosa che ci colpisce molto, ne parliamo in circolo. Parliamo di queste cose, ne dibattiamo, parliamo anche della riforma della scuola. Diciamo che tutti in Italia hanno parlato della riforma della scuola, anche recentemente. Ma questo momento ha un culmine, l'autunno caldo, le lotte operaie, i metalmeccanici che chiedono un contratto, anche questo ci stupisce. E ne parliamo con chi? Con Silvio, naturalmente. Ma tutto finisce il 12 dicembre 1969. Una bomba a Piazza Fontana. E qui noi capiamo, almeno alcuni di noi capiscono, che non è più il momento, che bisogna fare una scelta. Questa scelta per me, che nel frattempo avevo seguito, cioè mentre Silvio si occupava di impegno politico, avevo seguito invece tutto lo sviluppo del concilio tra noi, quelli che seguivano questa cosa, avevamo seguito i comitati, per esempio la chiesa di base, per esempio Origina e l'Isolotto. Ma quando si verifica questa cosa della bomba, tutti cominciamo a pensare che è il momento di schierarsi. Nel 1972 io scelgo di iscrivermi al Partito Comunista Italiano, di Berlinguer, ma anche di Silvio Ferrari. E questa cosa mi permette di entrare nella mitica sezione Pietro Risso di Camogli, dove trovo una grande umanità. L'umanità di Beni Risso, che era il fratello di Pietro Risso, partigiano morto durante la Resistenza. Conosco Mario Marcialis, grandissimo, che era l'aggiustatore di tutte le cose che noi rompevamo in sezione. Conosco Cassani, detto Smith, e tanti altri. Questa umanità fa sì che io capisco che c'è una grande intensità anche di collegare questa parte reale di persone con il discorso che faceva Silvio, un discorso, diciamo così, di alti contenuti, ma che comprendeva tutto. All'inizio vi ho parlato di come Silvio per noi rappresentasse un punto importante nella cultura e come poi pian piano sia invece diventato un riferimento importante dal punto di vista politico. Quindi, quando nel 11 settembre 1973 succede che il golpe di Pinochet uccide Allende, il presidente del Cile, noi siamo tutti colpiti e ne parliamo in sezione, ne parliamo con tutti, su tutti i giornali c'è questa notizia del golpe, però capiamo che bisogna andare avanti e Silvio dice adesso vediamo le pagine, ma poi la prima pagina poi diventerà un piccolo articolo. Allora anche con Bubi Senarica decidiamo di fare uno spettacolo.
E lo spettacolo si chiama Il poeta e il presidente, perché insieme ai discorsi di Allende si recitano anche le poesie di Neruda, che guarda caso muore 12 giorni dopo il golpe di Pinochet. Allora, lo spettacolo viene fatto da Silvio Walter Fochesato, che facevano i narratori, poi c'era Bubi Senarega, mio fratello Picetti, Sergio De Maida, suonatore di chitarra, e poi io e Miriam cantavamo, tutti insieme cantavamo, ma le voci femminili erano. Questo significa di andare, è stato un tentativo di portare questo, il poeta e il presidente, nelle piazze, nei teatri, alle feste dell'unità, con quello che comporta andare alle feste dell'unità, perché 100 lire la pallina, sottoscrivete, il fritto misto è pronto, insomma, non è stato facilissimo. Ma noi abbiamo deciso così di mantenere questo contatto di solidarietà col popolo cileno e anche di poter raccontare una storia, di poter parlare della poesia, di poter parlare di Allende, ma soprattutto di mantenere viva ancora il ricordo di questa storia molto grave. Siamo così pronti nel 74 a fare la stessa procedura per il divorzio. C'è il referendum contro il divorzio, contro la legge sul divorzio, e noi, sempre Silvio Bubi, facciamo uno spettacolo che si chiama Le ragioni del no. Queste ragioni del no sono il no al fascismo, il no alla legge Selva, ma il no anche all'abrogazione della legge sul divorzio. E con quello andiamo, lo portiamo in giro, lo portiamo fino alla vittoria, perché il no sancisce la intoccabilità della legge sul divorzio. Adesso sembra strano che ci sia stato un referendum per abrogarla, invece questo referendum fu fatto, ma vinse il no. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che siamo nel 75, a questo punto già sia Marco Doria sia Calvi hanno raccontato come Silvio sia andato poi sempre di più verso Genova, sempre più a prendere il treno, e viene eletto prima in provincia e diventa assessore all'istruzione e poi successivamente assessore al comune, e passa al testimone. Il testimone lo passa a noi, a quelli che rimangono. Questo senza contare però che lui era sempre disponibile a qualsiasi problema si presentasse, ma soprattutto per le manifestazioni, se c'era il 1° maggio, il 25 aprile, ma anche degli interventi. Una cosa che non posso dimenticare è il suo bellissimo intervento in sezione su Guernica. Lui ci spiegò, ci raccontò all'Inclito, noi eravamo tutti, pendavamo dalle sue labbra, perché lui ci spiegò di questo quadro, Guernica che rappresentava in cui il Pablo Picasso rappresentava la distruzione, il bombardamento di questa città basca ad opera dei franchisti durante la guerra di Spagna. Voglio dire solo, mi chiedo scusa per l'emozione, no, era finito. Furbescamente. Allora, sono partita a raccontarvi di un teatro, la casa del popolo, un piccolo teatro. E ora siamo invece in questo teatro grande, molto bello. Non è un caso, Silvio, che sia pieno di gente che ti vuol bene,
perché tu hai dato molto alla gente, ma soprattutto voglio dire, questo teatro ti rispecchia molto, ti deve molto, ma di questo penso che parlerà senz'altro Farida Simonetti. Teatro sociale di Camogli, lì tra poco più di mezz'ora questo teatro riaprirà dopo 40 anni di chiusura, 40 anni di oblio. Un teatro nato nel 1876, all'epoca della Camogli dei velieri, la Camogli degli armatori, la città fiorì, e la città aprì questo teatro che ora finalmente rinasce. Siamo con Silvio Ferrari, che è presidente della Fondazione Teatro Sociale di Camogli. Un teatro sociale, cosa vuol dire ancora oggi questo aggettivo? Oggi certamente significa che è rivolto a recuperare l'intera comunità. Probabilmente Bubi Senarega ha provato a leggere la poesia di Edoardo Firpo non sottraendosi alla doppia suggestione dei luoghi cantati, dei temi trattati e della colorazione tutta ligure. Sono qui insieme con voi seduto in uno spazio che si presenta molto bene, oltre a quella di un signore che è seduto lì in un platea che naturalmente non c'è bisogno adesso di chiamare in causa, ho occupato 2 anni della mia vita di amministratore, perché come forse i più, diciamo così, attempati ricordano, questo era un palazzo fino agli anni 90 inaccessibile. Qui salvare il mare significa soprattutto anche occuparsi molto di quella terra, cioè di quella costa che gli sta di fronte. E siccome io mi sono sempre misurato con questo, mi sembrava una testimonianza, per così dire, coerente. Non c'è in Borghese, Giovanni Borzani, spazio per scenate, mentre invece per il ribelle, tra virgolette, Giovanni Guareschi, c'è spazio sempre per delle scenate. Nei grandi viatisti, Francesco Bianco è oggi in carcere, irriducibile. Livio Baistrocchi e Lorenzo Carpi non sono mai stati presi. Sì, sono stato amico con Livio Baistrocchi. Eravamo bambini, io ho 9 anni e lui 5 o 6. Siamo rimasti legati, posso dire, per 20 anni certamente, facendo quasi tutte le stesse scelte, insieme negli scout, nell'ASCI, fino ai 16 anni, io e lui di riflesso. Insieme a tratti della politica, o forse lui dopo di me, forse anche perché aveva visto che io me ne occupavo, insieme nel partito, quello comunista. Questo mi pare il punto chiave, dare voce a quei milioni di cittadini che sono diventati consapevoli dell'esistenza di alcuni imperi che ormai dirigono e governano il mondo. Zaido era in fondo soprattutto uno fisicamente molto idoneo, cioè forte. Persino un po' aggressivo, di questa sua forza sapeva fare molte cose. Dopo l'ingresso della giuria, costituita da personalità di alto profilo internazionale e di riconosciuta autorevolezza, ha inizio la cerimonia di premiazione delle 7 sezioni del premio. Quando succede qualcosa, parlano di noi con il linguaggio dell'indifferenza o del folklore: anti-morti, malavita, prostituzione, spaccio, malattie, delinquenza, degrado. E così assistiamo alla costruzione di questa parte della città. Grazie, buonasera. Quando Gianfranco Carmella mi ha proposto di partecipare a questo incontro, io rispondendo di sì, avevo ben chiaro che avrei dovuto fare i conti con una parte di me stesso. Che fra il 46 e il 51 la città di Genova era amministrata da una giunta di sinistra e quindi ovviamente anche lì ci furono degli amministratori che dovettero misurarsi con queste immediate esigenze. Al Teatro Sociale di Camogli, appena riaperto dopo il restauro, domani sera si terrà il primo dei 4 appuntamenti previsti con l'orchestra del Teatro Carlo Felice. Per parlarcene, il nostro ospite in studio, oggi il presidente della Fondazione Teatro Sociale di Camogli, Silvio Ferrari. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Allora, si inizia domani sera alle 20.30, cosa prevede la serata? Sì, naturalmente si tratta di quello che potremmo definire un concerto di grande raffinatezza, nel senso che gli artisti del Carlo Felice si misureranno con Tommaso Albinoni, con Antonio Vivaldi, con Mozart, dunque
una sorta davvero di nicchia culturale straordinaria. È entrata nella maniera, diciamo, di Giuditta, è entrata nel campo del, come sempre, dell'avversario, del generale avversario, e gli ha piantato un chiodo nella testa. Infatti il Manzoni in marzo 1821 dice: sì, quel Dio che nell'onda vermiglia chiuse il rio che inseguiva Israele, quel che in pugno alla maschia Giaele pose il maglio ed il corpo guidò. Storica, insomma, di Camogli, Silvio Ferrari, per raccontarci un pochino un po' la genesi di questo luogo. Naturalmente i cimiteri restituiscono in larga misura l'immagine delle comunità che li hanno creati. Credo che si possa dire, anche se forse oggi le immagini alle nostre spalle non sono facilmente leggibili, che quello che ha detto il sindaco corrisponde alla realtà dei fatti. Un cimitero che è assolutamente collegato alla grande ascesa dei camogliesi. Festa al Teatro Sociale di Camogli per gli 80 anni di Bubi Senariga, che nel corso degli anni ha saputo ridare attualità ai versi di grandi poeti genovesi come Edoardo Firpo e Martin Piaggio, da lui musicati con toni suggestivi, come ha detto Silvio Ferrari, presidente della Fondazione Teatro Sociale e conduttore della serata a lui dedicata. Sia il pane che il vino che l'acqua avevano cambiato nome, ma il mare aveva mantenuto la stessa voce, Thalassa. Il mare Mediterraneo è uno, direbbe in questo caso il glossatore. Le sue forme espressive si differenziano. Accogliendo l'invito di Silvio, il regalo di un'indimenticabile emozione. Farida, apri il sipario. E aperto il sipario mi sono trovata davanti a questa sala straordinariamente illuminata, ancora profumata di nuovo, gremita di persone in ogni ordine di posti, un attimo prima che il maestro Luisi la riempisse di nuovo finalmente di musica. Era il 23 dicembre 2016, una serata che credo rimarrà tra le date da ricordare nella vita di Camogli, di un paese in cui la riapertura del sociale dopo decenni di chiusura certo resterà come una data storica per il profondo significato che ha per una comunità avere, nel nostro caso, riavere un teatro. Non è del senso della riapertura di un teatro nella Nazionale di Camogli che parliamo stasera, ma del senso che ho avuto a livello personale nella vita di Silvio arrivare a quella indimenticabile emozione della nuova inaugurazione. Silvio ha iniziato a lavorare per raggiungere quel momento e quell'obiettivo, almeno aveva iniziato almeno 15 anni prima, quando ci siamo ritrovati, tu presidente, io tua vice, alla guida di una fondazione che nasceva con quello che, con lo scopo che in quel momento veniva definita come una mission impossible, ridare vita al sociale. A quello scopo Silvio ha dedicato quasi 20 anni, stasera possiamo dire quasi un quarto della tua vita, quindi è tanto, tantissimo tempo, e in così tanto tempo c'è spazio per vivere ovviamente 1000 stati d'animo diversi che è impossibile anche solo in qualche modo racchiudere in pochi minuti. C'è stato spazio per ansie tante, amarezze e tensioni poche, ma soprattutto per tantissimi momenti di gioia inattese. La gioia della partecipazione, dell'incitamento,
dello stimolo a continuare a impegnarsi che Silvio ha ricevuto da molti, che ha saputo cogliere, apprezzare, fare perno della propria attività per superare gli ostacoli che si presentavano. Dividendo ogni momento col Consiglio d'amministrazione, ma non solo, perché sono stati anni, quelli di tutta la vicenda del recupero di questo teatro, segnati dalla continuo costante impegno di Silvio a raccontare, comunicare, condividere in ogni momento qualunque cosa si facesse perché tutti sapessero a che punto eravamo, tra accelerate e frenate, raccogliendo il consenso di molti, riuscendo ad attirare anche l'attenzione di chi inizialmente non era minimamente interessato al recupero del teatro. Sono stati anni segnati da questa sua continua disponibilità che ha fatto sì che raccogliesse intorno a sé il consenso, ma soprattutto molto utili i contributi. I contributi di tanti enti pubblici, ingenti, straordinari, di privati, di banche, ma anche il contributo di persone sconosciute che volevano comunque fare la loro parte. E se ha dato sempre, dimostrato gratitudine verso chiunque, sono soprattutto, credo, le piccole cifre, quelle che sono riuscite a commuoverti, quelle che sono riuscite davvero a colpire. Sono stati anni con la routine delle mattinate, delle giornate di sopralluogo per seguire i lavori del cantiere, giorno dopo giorno, ma anche notte dopo notte, chiamato dai vicini perché erano rimaste accese le luci, chiamate dai carabinieri perché stava sovrando l'allarme. E allora nel buio, giù dal boschetto a piedi, per ritrovarsi in questa sala buia con le sole luci d'emergenza spettrali, la sirena che suona distesa, le telefonate frenetiche alle ditte, Silvio, io e la straordinaria Claudia Crovetto. Con Claudia, per fortuna più normalmente, le mattinate passate nello studio Pagano per seguire le mille e mille pratiche, per aggiornare i conti, riunioni su riunioni. La routine delle telefonate a me per aggiornarmi in diretta su qualsiasi novità, che fossero notizie positive o che fossero brutte notizie, e per ascoltare il mio parere, cosa che non ha mai smesso di sorprendermi, perché comunque, anche se in mezzo ci abbiamo messo gli accadimenti di una vita, Silvio per me rimane pur sempre il serio professore che mi ha conosciuto come una poco brillante ginnasiale che andava recuperata perché non spava in latino. Comunque, come con me, con tutti, sempre il rispetto dell'opinione, l'ascolto sincero delle opinioni degli altri, sia all'interno del Consiglio di amministrazione, sia con chiunque lo fermasse per dire la sua, e spesso tutti avevano qualcosa da dire. E poi arriviamo al novembre 2015, all'incontro con il maestro Guisi, direttore d'orchestra di fama internazionale, un incontro che si conclude a sorpresa con la generosa disponibilità di venire a aprire, inaugurare la nuova stagione, il nuovo teatro, alla direzione dell'orchestra dell'Accademia della Scala. Io ricordo i primi passi in passeggiata, Silvio ed io, finito l'incontro, in silenzio, storditi quanto emozionati, consapevoli che non era una data
assolutamente da cogliere. C'era un anno di tempo e il teatro doveva essere pronto. Sembrava quasi una follia, dato il momento in cui erano i lavori, dato il momento in cui eravamo arrivati coi finanziamenti. Ma abbiamo avuto la consapevolezza che quella data andava rispettata, perché se avessimo non rispettato quella scadenza, forse l'obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Il rinvio forse voleva dire perdere l'occasione e perderla per sempre. Per questo, per tutti gli straordinari anni irripetibili che abbiamo condiviso, ti ringrazio io, ma so di essere qui questa sera semplicemente la voce prestata alle migliaia e migliaia ormai di persone che da quel 23 dicembre hanno potuto in questa sala vivere momenti di conoscenza, di divertimento, di emozione, e che per questo ti ringrazio. Quindi da tutti noi, grazie. Noi ti facciamo vedere delle immagini, se vuoi salire per favore un attimino sul palco, tu via via che le vedi puoi dire, ma ne avanti, 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 oppure se credi di voler dire una battuta, un qualche cosa, ti cedo il microfono. Bruno, parti. Terza elementare, maestra Sgueglia, per me, dopo mia madre, la persona più significativa della mia esistenza, della mia infanzia. Posso chiamare naturalmente le persone, cioè Lavarello dall'alto, come per le squadre, Lavarello, Molfino, Graggio, Palombo, Boldrini, Ferro, Valerio, Tando, Canema, Pignatelli, Gardella, De Maida, Vannini, Della Casa, Palmonella, Vignolo. E una delle foto che mi piacciono di più, perché mi ero messo in testa che avendo i capelli lunghi fosse più attraente. Boschetto, già nell'orbita di Angelo Enrico Senariga Bubi, cioè da solo, naturalmente la squadra non poteva che essere la Juventus. Bubi aveva trasformato il piazzale del Boschetto in un campo, addirittura con le linee del falo laterale pretendeva che battessimo, come diceva lui, i fuori. Nell'ordine Ferrari, Senariga, Senariga secondo, qui presente questa sera, e Rei Francesco. Il giorno della comunione di Livio Maestrocchi, quindi non è il caso di tornare a dire, Livio è stato appunto quello che ho provato a dire, insieme sempre con Senariga Alfredo, Ermanno Bozzo, Livio è quello, il festeggiato, Dino Olivari e Vittorio, adesso mi sfugge il cognome, comunque era un foresto che era venuto a vivere nella, eh sì, tutto non si può ricordare, quello è lo zio di Livio e il bambino piccolo in braccio è il fratello di Livio, Giuseppe Maestrocchi, ma poi mi verrà in mente, è comunque Vittorio Montanari. Poi qui non ci sono parole, però permettetemi, adesso non è il caso di nuovo di chiamare tutti, di ricordare soltanto quello accanto a me, che è Tito Olivari perché non c'è più, e l'altro, forse l'avete riconosciuto, stava qui in uno dei palazzi di Piazza del Teatro, Gualtiero Schiaffino, credo che valga la pena di ricordarlo. Gualtiero Schiaffino è stato uno davvero dei primi che ha capito che c'era spazio anche per la goliardia, come vedete si era trasformato automaticamente in direttore sportivo, io sono un po' meno qualificabile, ma comunque non avevo il fisico, mi vestivo, ecco, mettiamola così. Va bene, questo naturalmente è il teatro sociale, e erano i cosiddetti
veglioni con cui la Croce Verde prima, poi la Rinantes e così via, non dico che si finanziassero, ma quasi. Adesso non è il caso di citarli tutti, mi pare che un seggio al Senario e questo si vede chiaramente accanto a me. L'altro, per esempio, è Ugo Massone e quello fra di noi è niente meno che Mario Bomba Simonetti. Si capisce, parlo di gente che non c'è più, ma comunque faceva parte di quel mondo che andavo a cercare, come è stato detto da più di una persona. Va bene, queste erano le voglie andate. Andare a Santa Margherita, conciati in questo modo, Sergio De Maida, Carlo Mortola, Enrico Casarino, Paolo Crociatelli con la macchina fotografica e mio cugino Nicolò Ferrari Yamanaka, quell'altro qua pagetta subito. Ecco, anche queste voglie andate incoraggiate da Gualtiero Schiaffino, era appunto fare il giro di Camogli. Non li chiamo più tutti perché, ripeto, sono un po' sempre gli stessi, cioè sono gli inizi degli anni 60 in cui pensavamo che questo fosse un modo anche per rompere naturalmente la monotonia o, se volete, un certo conformismo. Mi permetto di segnalarvi, come si dice in questi casi, accosciato, anzi sdraiato, Gianni Ferrari, Giovono Ferrari, che non abbiamo ancora nominato ma faceva parte di questo stesso giro, anche lui mio coetaneo, sempre Nicola e così via. Qui invece la politica che gioca proprio scopertamente a inserirsi nella dimensione sportiva. Alfa Ta vincerà, facevamo le gare del boschetto, quello è Vio Marciani, Mario Mortola, ci sono naturalmente anch'io, cioè era un modo per correre come se avessimo appunto le targhe dei numeri e invece erano parole d'ordine. Alfa Ta vincerà, poi è andata come è andata. Va bene, questo è il consiglio comunale. Laggiù c'è l'ingegner Massone e naturalmente c'è l'ingegner Maurizio Castagna. C'era molta gente, veniva ad ascoltare molta gente, dall'altra parte per esempio c'è Elio Bertello, Cesarino Massa, cioè è la Camogli politica degli anni 60-70, sono consigliere comunale, è sempre stato quello il mio posto, il più, se volete, vicino, forse per un po' di demagogia, alla gente. Va bene, questi sono naturalmente gli anni 70, il referendum di cui parlava Pinuccia Picetti, si capisce, questi erano i comizi. Questo è il primo Festival dell'Unità in Piazza Palma, su in Piazza Don Minzoni. Bubi sta cantando, mi pare che ci siano anche Milo Bertolotto e Cristina Razzetto. Io sto dicendo qualcosa, credo, all'onorevole Giorgio Bini. Comunque è stata la prima volta in cui il partito ha organizzato una Festa dell'Unità a Camogli. Va bene, qui sono con la grande Lina Bologhi, siamo in consiglio comunale perché lei era stata eletta consigliere comunale in quegli anni. Vabbè, questa è una foto veramente significativa per me. Sto presentando Gelasio Adamoli, senatore della Repubblica, e accanto a me c'è uno con cui ho fatto veramente un'esperienza importante. Già portuale, anzi, come si dice, uno di quelli che facevano le riparazioni, Rinaldo Magnani, presidente dell'amministrazione provinciale socialista, un uomo davvero col quale ho lavorato al massimo veramente dei risultati possibili. Siamo nel liceo Cassini. Vabbè, questa è una giornata significativa. Avevo organizzato insieme con Attilio Sartori le celebrazioni nei confronti di Eugenio Montale, che compiva 80 anni. Eccolo lì. Anche qui, vabbè, qui c'è la presentazione di un mio testo. Avevo scritto 1000 comizi nell'ordine. Jaco Rossi Ovidio, che è quello che ha finanziato per larga misura il restauro del Ducale, Claudio Burlando, Carlo Repetti, ovviamente Massimo D'Alema e anch'io. D'Alema sta parlando appunto di questo testo, ripeto, che è intitolato 1000 comizi. Posso dire una cosa fuori luogo e impertinente? Nella mia vita mi sono occupato di moltissime cose, alcune sono dedicate a Genova e alcune persino a Camogli. Uno dei miei grandi desideri sarebbe vederle entrare nel novero dei libri ospitati della biblioteca di Camogli. sempre la stessa. Bella questa esperienza, cioè laggiù in fondo c'è secondo me Fioravanti, ma invece poi qui c'è Don Antonio Balletto, Franco Monteverde, Edoardo Sanguinetti, e il qui presente perché presentano il mio primo libro, La casa della peste, Marietti Editore. Va bene, quello vestito di bianco è il Papa. Eravamo in delegazione alla proclamazione della Beata Suor Maria Repetto e
mi venne detto se volevo dire qualcosa. Naturalmente feci un po' la parte del santo del villaggio in Manzoni. Allora dissi: venga a trovarci in Liguria, te lascio dire. Comunque mi scappò questo, perché lui disse appunto Genova, Liguria. Dico, sì, sì, venga a trovarci, santità. Va bene, gli ex assessori o assessori del comune di Genova alla cultura, va bene, naturalmente. Caso di semplicemente citare Gamalero, perché negli ultimi anni, come sapete, viveva a Camogli. C'è anche Meriana, naturalmente, ma comunque non mi pare un problema. E c'è anche Sandra Soliman, che ha diretto, come sapete, da par suo la Villa Croce. Quindi, essendo di Camogli, beh, questa è una giornata significativa, uno dei giorni peggiori, diciamo, per dei mesi peggiori per la Repubblica. Scalfaro, appena eletto, viene a visitare il Palazzo Ducale, che abbiamo appena aperto. L'architetto Spalla, il professor Punciuk all'estrema qui destra, il mio amico e collega Angelo Scarrà, ovviamente ci sono anch'io, e dietro c'è il giovane giornalista allora del secolo, Armando Besio. Stiamo facendo il giro del Palazzo Ducale. Sì, commemorazione dei martiri della Benedicta, credo che fosse il 90, anzi preferisco dirlo. Venni mandato a sostituire Burlando, perché Claudio aveva capito che stava succedendo qualcosa. La mattina dopo venne arrestato, quindi ricordo bene che andai in sostituzione. Non si può parlare solo di cose serene, qualche volta bisogna anche dire cose drammatiche. Ad un viaggio di istruzione, credo, a Segesta, comunque vicino a Calatafimi. Vabbè, il Colombo, come vedete, trionfano le signorine. E questa si chiama Silvia Ferrari. Allora mi avevano chiesto di prenderla in braccio, credo fosse il mio ultimo giorno di lavoro al Colombo. Va bene, qui presentazione dei mille comizi, appunto il mio libro, presentato appunto da D'Alema. Qui stavo firmando per alcune studentesse, lì accanto alle studentesse c'è anche Maria Paola Profumo, che venne subito dopo di me come assessore alla cultura e alla pubblica istruzione della provincia di Genova. Vabbè, questo è Paolo Emilio Taviani. Mi aveva cercato dopo il mio episodio, ma non è possibile parlare in un attimo, quello che aveva riguardato il processo per l'Achille Lauro, nella quale ero giurato e per la quale passai i miei guai, perché appunto qualcuno, pensando che il telefono non funzionasse da due parti, disse che ero in giuria, e naturalmente chi registrava in questura, penso bene di dire che se ero in giuria sarei stato dalla parte dei palestinesi. È stato uno dei miei momenti più drammatici, perché ero in buona fede, 1986, ma dovetti dimettermi anche perché la cosa divenne di clamorosa notorietà a livello mondiale, perché come sapete erano gli Stati Uniti che volevano celebrare quel processo, e quindi l'idea di avere un giurato che stava, almeno secondo la loro opinione, dalla parte dei palestinesi, non lo dimentico. Ci ho scritto un racconto intitolato Il Verbale. Va bene, qui c'è Napolitano, sempre venuto a vedere in qualità di presidente della Camera il Palazzo Ducale, l'architetto Spalla, Claudio, che sembra un ragazzino davvero, laggiù in fondo Romano Merlo, sindaco dal 90 al 93. E va bene, qui appunto siamo insieme a Missoni, ed è stato un giorno in cui facevo il controcanto, perché erano gli anni in cui mi chiamavano a parlare della questione delle foibe, vista naturalmente dal versante delle responsabilità delle popolazioni slave. Questo è stato quando abbiamo presentato a Bogliasco lo spettacolo Dove cresce l'ulivo, ricavato appunto dal libro di Predrag Matvejevic, Mediteranski Breviar, cioè Breviario Mediterraneo. Siamo a... ecco, qui siamo a Camogli, serata dedicata a Edoardo Firpo. Come sempre io facevo la parte appunto del narratore, o se volete dello spiegatore. Questa è una lettera che ci scrivemmo insieme con Bubi, e che venne pubblicata sul Lavoro dopo appunto il crollo di Berlino, o meglio del muro di Berlino. Bubi fece un articolo straordinario, perché insieme con Valli andò appunto direttamente sotto il muro. Credo a Zoagli, sempre allo spettacolo su Firpo. E questo naturalmente è un libro che abbiamo dedicato insieme con Bruno Costa alla memoria di Bubi. Beh, questo è uno dei miei giorni, nel senso che il giorno in cui mi hanno dato un riconoscimento a Zagabria, quello dietro, secondo me con una splendida deformazione, l'autrice è una donna, si chiama Ujevic, Maria Ujevic. Questo è il ritratto, potremmo dire la caricatura ritratto, di questo grande autore che si chiamava Miroslav Krleža,
1893-1981, a cui io ho dedicato effettivamente molta attenzione per tradurlo e presentarlo in Italia, convinto soprattutto dopo l'assegnazione del premio Nobel ad Andrić 1961 che Krleža non fosse da meno. E va bene, ne pacche che segui. Vuoi tranquillizzare Davide, non ho nessun foglietto io, visto che sei sempre lì. No, vabbè, sono qua ovviamente per portarti gli auguri di tutta la città di Camogli. Devo dire che è stata una festa per te, ma lo è stata anche per noi. Abbiamo passato forse un'ora o poco più dove abbiamo rivisto i momenti più significativi della tua vita. È stato come, se posso dire, vedere un film della tua vita e ognuno ha il suo fotogramma che magari porta dentro di sé. Io una parte di questi ovviamente non ho partecipato, ho avuto però la fortuna di essere il sindaco quando, grazie al tuo lavoro, abbiamo riaperto e inaugurato il teatro. Ho vissuto anche i momenti che ricordava benissimo Farida prima, anche quelli più difficili. Va detto con sincerità che un lavoro così non lo può fare un uomo solo, però come tutte le navi, permettimi questo piccolo paragone, arrivano in porto grazie anche al lavoro di tutto, però nella tempesta bisogna avere un comandante capace e non tutti sarebbero stati capaci in quel momento lì. Mi ricordo che hai messo in campo tutte le tue esperienze, tutte le tue relazioni che avevi, perché servono anche quelle, e finalmente sei riuscito a portarci in un approdo sicuro. Teatro Sociale, lo vediamo, oggi è pieno per questa tua festa, è pieno per tanti altri avvenimenti. Solo in questa settimana abbiamo avuto una bellissima mostra che era su di sopra, dove hanno partecipato centinaia di camoglini e non solo, grazie alla Banca del Tempo. C'è stata la presentazione della nuova stagione teatrale, quindi è diventato un luogo dove i camoglini e anche tutti gli altri del circondario partecipano e si sentono a casa, e questo te lo dobbiamo sinceramente. Non mi dilungo oltre e ti rinnovo gli auguri di tutti, ovviamente con un gesto forse un po' scontato, banale, che è quello che si fa in queste occasioni per ricordare in questo momento una piccola casa. Nel centro del palco. Sì. Mio marito Gildo Gardi, che è qui in quinta fila, sesta fila, che ha 96 anni, credo sia il più antico di tutti gli amici che sono qui venuti. Quindi questo è un primo regalo che ti faccio, averlo portato qui. Lui voleva venire, ma è venuto anche questa sera, così molto tanto volentieri, quindi è proprio una cosa straordinaria. La seconda è questa: lui è almeno 15 giorni che mi tortura. Cosa regaliamo a Silvio? Un libro. Ma come facciamo a regalare un libro a Silvio, che lui i libri ce li ha prima che escono in libreria? No, non ce l'avrei fatta a farti un libro. Allora io ho pensato, sai, da donna e i fiori, ma i fiori c'è un bel problema, perché io volevo fare un grosso mazzo di garofani rossi, perché io e te siamo partiti da lì, da quella farcia e martello, io nel 60, tu nel 63, e i fiori per noi erano i garofani rossi. Poi ce l'ha fregati i craxi, ma prima erano i nostri, e quindi noi ci riconosciamo quei garofani rossi. Ne volete sapere uno? A Chiavari i fiori rossi garofani non ci sono, qui ce ne sono 4 o 5 neanche, hanno detto che non sono più di moda. Ragazzi, mandaci i fiori, ce ne